Rieccoci nuovamente qui, amici miei, con questo mio nuovo episodio dedicato alle mod su Dragon Ball Xenoverse 2. Quest'oggi continuerò la serie dedicata al Galactic Patrol Pack. Allora, nello scorso episodio vi ho portato Goku in versione pattugliatore galattico. Oggi è la volta di Vegeta. Come vedete, di Vegeta abbiamo quattro versioni. Abbiamo la versione base con i vari Super Saiyan 1 e 2, Super Saiyan Blue, Super Saiyan God, che vabbè andava prima del blu, va bene, e poi Super Saiyan Blue Evolution. Allora, prima di cominciare io vi invito a lasciare un bel like all'episodio, commentate per farmi sapere cosa ne pensate delle mod, ma soprattutto, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Allora direi di partire subito con la prova delle mod. Farò due modalità allenamento e poi farò altrettante, cioè due battaglie con la mod. Bene, allora seleziono il Vegeta base e il Vegeta God e li andiamo a provare qui sul pianeta senza nome. Bene, cominciamo allora. Ok, ci siamo. Boh, il moveset è quello di Vegeta. Quadrato. Poi abbiamo triangolo, quadrato, triangolo, la presa, ok, le sferette. Ora abbiamo il Super Saiyan 1 e 2. Adesso usiamo le tecniche. Vai per la mazza distruttrice. Poi abbiamo il cannone Galix, ragazzi. Tecnica ovviamente basica di Vegeta. L'attacco Big Bang. La carica massima. Poi abbiamo l'attacco luminoso finale. Stavolta adesso ci trasformiamo in Super Saiyan. Primo livello. E adesso il Super Saiyan di secondo livello. Ok. Adesso andiamo a vedere l'ultima tecnica, l'ultima ultimate che ci manca da far vedere, che è il lampo finale. E poi abbiamo l'evasiva, che è l'onda esplosiva. Passando al Vegeta God ora. Allora, ok. Il moveset invece, come potete vedere, è diverso. Ok, anche la presa è diversa. Le sferette. Ora abbiamo l'assalto esplosivo, gli aculei a raffica. Wow. La carica a raffica. E ci sta.
l'onda esplosiva. Poi abbiamo il super cannone Garlic e il God Eat Flash. Bella! No, non ho aura. Vabbè. Bene ragazzi, ora passiamo alle ultime due skin. Eccoci qua, allora, come potete vedere abbiamo, anzi ho selezionato la skin di Vegeta Super Saiyan Blue e Super Saiyan Blue Evolution. Allora, vediamo il moveset. Con triangolo, mancato. Lo manca! Va bene, non riusciamo a completare la combo. C'è qualcosa che non torna, a parte questo va tutto bene. Questa è la presa. Le sferette. Ora, gli attacchi. Abbiamo il pugno selvaggio. Il cannone Gali. Il lampo mirato, ragazzi. Buon, la carica massima. Poi abbiamo la ritirata dispersione come evasiva. Il lampo finale come ultimate e il super cannone Garlic. Passando ora al Vegeta Super Saiyan Blue Evolution, questa volta vediamo se il moveset è cambiato. E beh, mi sembra proprio di sì. Ok, sarete. Ora gli attacchi, abbiamo il colpo finale, il lampo finale, poi l'esplosione atomica, immagino Vegeta e ci sta, la carica finale, ora il colpo del lampo come evasivo, l'impeto Garlic finale come ultimo, e l'ultima è l'esplosione finale. Ok ragazzi, vi ho mostrato anche queste due skin adesso. Quindi ora possiamo passare alle battaglie vere e proprie. Come vi ho detto, farò due battaglie, quindi sceglierò tra queste quattro skin quelle che mi sono piaciute di più. Bene ragazzi, eccoci qua. Allora selezioniamo Vegeta. Pensavo di selezionare la versione God. E con lui affronteremo, se lo trovo, It sul pianeta senza nome. Bene ragazzi, bellissima intro, cominciamo male.
Ok. Colpito. Super anima attiva, ho più di 1000 anni, va bene. Colpito di nuovo. I suoi colpi fanno veramente male, ragazzi. Ah, l'ho mancato. No, mi ha spezzato il vigore proprio in quello. Aia, mi ha colpito lo stesso. Ok, ci siamo ripresi e lui continua a colpirci. Ok, ce l'abbiamo fatta. E adesso hit per te è la fine. Addio. Bene, ci ha massacrato per bene, però siamo riusciti a spuntarla, ragazzi. Adesso, nel prossimo scontro, vorrei utilizzare la versione blu, Super Saiyan Blue Evolution. Contro... perché no? Contro Kefla, dai. Si comincia. E Kefla ci colpisce da dietro. Ok. Finora va tutto bene. Ah, volevi fregarci invece. Aia. Bene, bene, bene. Cominciamo veramente alla grande. Stiamo avendo la meglio su Kefla. Brava anche lei che ci viene proprio vicino. Adesso vediamo se riusciamo a concludere. No, separata! Aia! Questa l'ho sentita! Ma porca miseria, sempre un modo per fermarci? Ok, ce l'abbiamo fatta. Addio Kefla. Una buona conclusione, direi. Ok ragazzi, siamo giunti alla conclusione di questo episodio. Io spero che il video vi sia piaciuto e anche le mod. Vi invito a spolliciare più non posso, lasciate un bel like per questo episodio, commentate per farmi sapere cosa ne pensate delle mod, ma soprattutto se non siete iscritti iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi, ragazzi. Grazie ancora, noi ci risentiamo al mio prossimo video. Ciao ciao e grazie!